Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video molto particolare perché oggi è martedì, quindi il martedì cosa succede? C'è l'appuntamento con le Makeup Angel, quindi con Fabiana e Elisabetta. Ovviamente vi metterò il link del loro video qui giù nell'info box e come ogni settimana facciamo un video in collaborazione con loro due, quindi con le Makeup Angel. Non dimenticatelo, ve lo scrivo anche qui, taggateci anche su Instagram se volete, ci farebbe tanto piacere. Se fate tipo dei trucchi o dei video uguali ai nostri, ci farebbe molto piacere se metteste anche voi il tag Makeup Angels. Allora, per questa settimana abbiamo deciso di fare un makeup con la New Nude, quindi non vedo l'ora di utilizzarla perché questa è la mia seconda volta per questa palettina e quindi non vedevo l'ora di fare un makeup. Ho messo un balsamo labbra sulle labbra e adesso iniziamo. Dopo devo girare dei tag che mi hanno taggato, quindi è giusto che risponda ai tag. Sono molto carini e quindi non vedo l'ora di farli. È un bel po' che non mi trucco, anche se voi avete visto dei video recenti, perché non sono stata bene di salute, quindi non ho fatto video. Allora, iniziamo. Io inizierei sempre col mettere un po' di ciprie, perlomeno nella parte della palpebra fissa, per vedere anche come si sfumano gli ombretti e tutto. Ovviamente non vedo l'ora di... Sì, palpebra fissa l'ho messa in tutta la palpebra, ma vabbè. Non vedo l'ora di vedere il make-up che hanno realizzato le altre due fanciulle. Vi raccomando, seguiteci, perché noi ci stiamo divertendo tantissimo a fare questi trucchi, questi video, quindi seguiteci. Allora, qui abbiamo, vabbè, ve la faccio vedere, questa è la palettina, ovviamente qui abbiamo lo specchio e questa è la bellissima, veramente bellissima palettina. Allora, iniziamo e cosa utilizzare. Allora, vorrei fare un trucco che diciamo non ho utilizzato alcuni ombretti, ma è un po' difficile perché la maggior parte le ho utilizzate. Però iniziamo e utilizzerò Secret, questo qui, per sfumare, per darmi diciamo un'ombra di... scusate, cioè dove mi sono sporcata, non ho utilizzato matite nere, dove mi sono sporcata, non lo so. Comunque iniziamo e appoggiamo il pennello proprio dove abbiamo dove abbiamo l'osso, appoggiamo il pennello e iniziamo a tamburellare e nel frattempo sfumiamo leggermente. Sto utilizzando i pennelli di Essence, quello delle principesse, perché mi piacciono tanto, sono validi come pennelli e quindi utilizziamole. Poi andiamo avanti e avendo un occhio abbastanza grande, perché ho un occhio bello grande, quindi ho uno spazio enorme, utilizzerò anche Tease per dargli un tocco di viola. Sapete tutti che a me piace tantissimo e quindi mettiamo proprio alla fine dell'occhio, in questo punto qua, e lo sfumiamo.
Adesso ci dobbiamo preparare per la festa delle donne. Cosa fate? Ditemi, raccontatemi cosa fate per la festa delle donne. Se uscite, non uscite. Noi siamo uscite sempre, tutti gli anni, con delle amiche. Ma quest'anno, non so il perché, non me lo dite perché non riesco a capirlo nemmeno io. Non me la sento. Non lo so, ma non me la sento. Mi piace tantissimo questo contrasto che si vede. Mi piace, mi piace, mi piace. Quindi raccontatemi cosa farete per la festa delle donne. Magari mi gira l'elica e festeggio. Io non lo so, ma in questo periodo mi sento tipo troppo moscia. Facciamo l'altro occhio. Adesso andremo a mettere il color panna, che è questo qua, sotto l'arcata sopraccigliare, così da sfumare questa parte. Non voglio andare a mettere un ombretto bianco troppo chiaro perché non mi piace abbinato ai colori che ho messo. Anche per fare una cosa diversa. E adesso per sfumare il tutto con lo stesso ombretto che ho utilizzato poco fa, vorrei utilizzare un po' di questo violetto che è un lilla, proprio con lo appoggio proprio così, il pennello. E sfumo proprio nella parte di sopra. Ho anche il cerchietto con pom pom abbinato. Ho un po' di rossori, avete fatto caso? Adesso devo prendere un pennello perché pennello mi dovrà aiutare nell'applicazione. Mi aiuterò con il pennello questo qui di Essence, che è uguale a quello che viene utilizzato per questa palettina. È uguale identico. Possiamo buttare la scatola e metterò proprio un colore chiaro 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 chiaro. Oggi sono un po'. Metterò proprio questo al centro. Vediamo come viene. Mi ha sgretolato tutto, mi ha sgretolato. Allora, l'ombretto è bellissimo, però si sgretola che è una bellezza. Ecco, lo metto solo al centro, non so se si vede bene. Io lo metto al centro, cioè io vi dico che lo metto al centro, lo metto in tutto l'occhio, cioè. Bellissimo, oggi colleghiamo il cervello, Stefania. Di norma è questo il pennello, giusto o sbaglio? Ogni volta ho un sacco di idee e sinceramente sto rincretinendo con tutti questi video che sto facendo perché sto scrivendo in poche parole per quanto riguarda i video da fare e quindi sto avendo veramente, 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 veramente un bel po' di cose, quindi non sto avendo più tempo. Aiuto. Vorrei utilizzare anche qualcosa di glitterato di sopra. Non lo so. Voi che dite? Mettiamo qualcos'altro? Tipo glitter. Non lo so. Proviamo questo. Forse con le dita viene anche male.
Non lo so, vedete qualcosa di diverso? Proviamo con le dita. Volevo fare qualcosa di più particolare che il solito make-up. Cioè, volevo una luce pazzesca. Cioè, queste ombrette sono meravigliose. Mi piacciono le mie unghie. Belle. A me piace così glitterato. E adesso gli rimetto questo di sopra, vediamo se. Mamma mia, è piena piena di glitter. Meno male che volevo fare una cosa semplice. Ogni volta vado, no, devo fare una cosa semplice. Devo fare una cosa così, devo fare una cosa così e poi automaticamente faccio tutto il contrario. Allora, adesso mi pulisco, vado a fare la base e torno subito da voi. Ciao! Allora, ho messo un fondotinta che sto provando e gli hanno dato questo campioncino alla mia amica per farmelo provare perché lei è potuta passare per prendermi il regalo del compleanno per quanto riguarda Sephora. Io avevo preso una colorazione, ma questa colorazione non c'era e quindi gli hanno dato un'altra colorazione che è questa, ma io la vedo. La vedo più scura per quanto riguarda il mio viso e quindi la farò cambiare perché mi hanno dato un campioncino, me l'hanno messa qua per non aprire l'altra. Però la cambierò perché non mi piace, vedo che non è il mio colore. Allora, adesso andremo a mettere il colore al di sotto e io utilizzerò sempre la parte scura, quindi utilizzerò Tease nella rimacigliare sotto perché mi piace di più quando metto qualcosa di scuro, non so il perché, ma mi piace tantissimo la parte scura. Oggi mi è arrivato un altro pacco. Sto aspettando l'ultimo e farò il video. Quindi anche se sto male, ma faccio acquisti sempre. Non riesco a non fare acquisti. No, no, ora ci riesco, sono rimasta senza soldi. Ora ci riesco a non fare più acquisti. Invece per quanto riguarda la beauty box, ve lo dico qui, lo vedrete direttamente su Instagram perché la beauty box vedo molti video e sinceramente vedere tutti gli stessi video mi annoio e quindi ho deciso di proporvela direttamente su Instagram, che è molto più facile, molto più diretto e sinceramente è una cosa veloce veloce. Essendo che non c'è tanto da spiegare per quanto mi riguarda, preferisco farla direttamente lì. Voi cosa ne pensate? Scrivetemi un commentino e ditemi se volete vederla qui la beauty box oppure su Instagram, visto che ci sono un sacco di video a riguardo. Quindi credo che sia una cosa più diretta farvela vedere proprio direttamente qui. Allora, per quanto riguarda gli occhi, per me va bene così. Volevo mettere una matita particolare, quindi metterò questa qui della Essence, si chiama la 07 Plum Cake. Ed è una long lasting per gli occhi, ovviamente. A me piace tantissimo, io la metto sempre quando faccio dei trucchi sul malva oppure dei trucchi, diciamo, rosa. E mi piace. Stanno arrivando le notifiche dei video. In questo periodo sto guardando un sacco di video. Un sacco di ragazze. Pieghiamo le ciglia e mettiamo il mascara. Come mascara utilizzo sempre lo stesso.
Volevo utilizzare alcuni ombretti per quanto riguarda tipo questi qua di Huda. Vi farò anche un video perché ho intenzione di prenderne altri con i buoni del compleanno. Oppure prendere le palettine nuove di Huda Beauty. Sono indecisa. Io ovviamente non ho speso i buoni del compleanno in cose futili, quindi cose che non mi andavano, ma sto aspettando delle chicche e avendo visto dal video di Instagram, cioè dalle foto di Instagram, Betty, Elisabetta R, pubblicare delle foto per quanto riguarda le palettine piccole di Huda Beauty, avendo le altre sorelline, ovviamente non posso che non prendere quei colori, specialmente che sono dei colori pastello. Sapete tutti che io adoro. Hashtag adoro. Adesso mettiamo un blush. Blush. Che blush metteremo? Allora, io direi di utilizzare quelli della Kiko, se riesco a prenderlo. Vediamo questo, sì. Utilizzerò questo della Kiko, che è della Sicilia Notes. Sicuramente voi il video lo vedrete dopo. Questo è il blush. Sicuramente il video lo vedete dopo, ma nel frattempo io li utilizzo perché sennò ciao. Mamma, che profumo che fa questo pennello. Io i pennelli li lavo con la saponetta cioè la saponetta. Li lavo con lo shampoo dei bambini, quindi quelli della Kiko che vendiamo noi al mercato, e quindi mi fa un profumo di bambino. Poi questi blush di Kiko sono veramente belli e credo che ci stiano molto molto bene anche con il make-up che ho fatto. Che dite? Allora, andiamo a mettere un illuminante. Per l'illuminante direi di rimanere sempre con Kiko. E prendiamo sempre quella della Sicilia Notes, quindi rivolto alla mia bella Sicilia. Io vedo che la fotocamera si è spostata perché non vedete più il cerchietto, quindi aia. Ecco. Questo qual è? Gold Pantelleria. Metterò questo che è Gold Pantelleria. Utilizzo tutta ovviamente la cialda. Devo dire che a me come blush e come illuminante Kiko mi piace tantissimo. Tanto, tanto, tanto. Veramente tanto. Bello, mi piace veramente. Bello, bello, bello. Allora, per quanto riguarda le labbra, voglio mettere il rossetto di Huda Beauty. E quindi andiamo a contornare le labbra e devo assolutamente utilizzare una delle due matitine che sono messe qui per quanto riguarda il progetto smaltimento prodotti. E metterò il rossetto, questo qui di Huda Beauty, che questo è Dirty Tirty. Mi piace tantissimo. Aggiustiamo un po' il make-up. Se vedete qualcosa che non vi quadra, ovviamente, io sto mettendo un altro ombretto scuro, sempre Tease, per accentuare di più la piega dell'occhio. Perché ovviamente
Allora, per quanto riguarda il make-up, io ho finito, devo mettere assolutamente un punto luce. Utilizzerò l'ombretto di metterò un punto luce e quindi utilizzerò l'ombretto questa parte qui, scusate, la parte del centro proprio all'inizio dell'occhio. Per dargli quella luce. Non voglio proprio una luce forte perché il trucco già è molto molto luccicoso, quindi non voglio accentuare troppo. Allora, il make-up è finito. Io ovviamente questo diciamo è la mia proposta per quanto riguarda la New Nude di Huda Beauty. A me piace molto il contrasto degli occhi, questo effetto glitterato con anche i pigmenti. Devo dire che mi è piaciuta molto, mi piace anche la combo che ho fatto sulle labbra, quindi matita più rossetto sempre di Huda Beauty. Mi piace tantissimo. Non metto, diciamo, altri punti luce perché già questo è leggero, ma ci sta perché abbiamo già il glitter sugli occhi, quindi non vorrei fare una cosa esagerata visto che devo andare soltanto a prendere il caffè da mia mamma. Allora, questa non ho nemmeno il rossetto sui denti e wow. Allora, questa è la mia proposta per quanto riguarda la New Nude, scusate. Questa è la mia proposta per quanto riguarda la New Nude di Huda Beauty. Ovviamente, dopo aver visto il mio video, andate subito a vedere il video di Fabiana e di Elisabetta, quindi Betty82, e ditemi cosa ne pensate. Sicuramente faranno dei look pazzeschi perché loro sono bravissime come sempre. E, non lo so, ditemi sotto, giù nei commenti, scrivetemi se vi è piaciuto o non vi è piaciuto il mio make-up e ditemi se avreste messo qualcosa di differente sulle labbra, tipo nude o un colore più particolare. Scrivetemi un commentino e ditemi se vi è piaciuto il mio make-up. Ovviamente io vi ringrazio come sempre, ringrazio le altre due make-up angel per aver collaborato come ogni settimana con me. Per il video in collaborazione e niente, che dirvi di più? Io spero che aspetterete il prossimo martedì con ansia per vedere cosa abbiamo combinato, ma ricordatevi che i miei video usciranno il martedì, il giovedì e il sabato, quindi appuntamento online per questi 3 giorni e se vi va metterò anche qualcosina per quanto riguarda Instagram, quindi iscrivetevi anche su Instagram, mettete il segui. Se volete mi supportate con un pollice in su e con un commentino, mi farebbe tanto tanto piacere. Sto vedendo che il mio canale sta crescendo e quindi sono molto orgogliosa di questo, ovviamente. Io vi ringrazio sia per quanto riguarda i vecchi iscritti che per quanto riguarda i nuovi iscritti. Per quanto riguarda questo video io ho finito, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Don't let me fall.